Buongiorno, mercoledì 31 gennaio. Buongiorno. È un mese, è andato. È andato, mamma mia. Così bisogna ragionare, no? Noi sì, insegniamo sì, questo, sì. Mentalità imprenditoriale. È un mese, ce lo siamo levati dalle palle. No, non è un anno, sono 12 anni divisi a un mese, per cui dobbiamo già cominciare a capire se i nostri buoni propositi, i nostri obiettivi che sono palle, nella giusta... Sì. Andiamo dritti, dritti. No, non è vero, non è vero. Però è stato un mese intensino, eh? Abbiamo iniziato col botto. Madonna. Sì, sì, sì. Tanta roba. Cosa hai combinato? Ciao a tutte, ciao a tutti intanto, eh? Come va? Ciao, Hacking Creativity, podcast di creatività, intervistiamo persone, facciamo queste puntate che chiamano Link, parliamo dei cazzi nostri, come in questo caso. E cosa ho fatto? Ho lavorato come un mulo. Cosa ho fatto? Ho solo lavorato questo gennaio, è andato via così. La gente sì, ci ha detto, erano belle le puntate quotidiane, no? Sì. Che andavano dritte al sodo, roba sì, nuova, no? Virgola, però... Però mancava un po' questo backstage delle nostre vite, più la tua, che tu quello che si espone, tuo ego riferito, gentle guru, no? Quindi volevamo sapere un po' cos'è combinato sto mese. Sto mese sono andato a Milano, sono andato a Roma, ho lavorato, sto scrivendo tanta roba e sono chiaramente molto contento. Sono veramente, diciamo, fortunatamente nella merda, mi definirei così, per sintetizzare. Io sai perché sono contento oggi? Voglio creare una rubrica. Sì, perché sei contento oggi? Chiedimelo. Perché sono contento oggi? Vuoi saperlo? Perché vai a farti questa volta la pedicure. L'altra volta era il barbiere. Estetista. No, l'estetista cinico. No. Sono andato dal barbiere, no? Ve l'ho raccontato poi, sì sì. No, non ci ha raccontato. Sai che ogni barbiere ha il suo tema, no? Questo era nuovo, cioè sono andato a freddo, con gli occhi chiusi, perché ero a Roma. E diciamo era, vabbè, tra le opzioni. Sì. Erano in due. Sì. Due barbieri, due ragazzi, giovani. In che zona di Roma, che magari ci sono stato? Ponte Milvio. No. Di cosa parlavano secondo te? Roma. No. Esclusione di Mourinho. No. Donne. Ecco, bravo. Ok, l'ho detto elegantemente, sì. Mamma mia. Ma tipo... Politically correct, alla grande. Zero? Tipo, cioè non puoi capire che esatto. Un beep. Ok. Vabbè, no, oggi sono contento perché mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6 giorni a Sanremo. Io so che a te non te ne frega niente, zero, ma so... Zero. Che ascoltano tante persone che sono con me, che hanno già preparato la squadra al Fantasarremo. L'hai preparata, spero. Cioè, ti ma sei io portato no, avanti. Non ne voglio sapere. Non hai neanche fatto quello. No. Io credo di partecipare, tra l'altro, a due leghe, perché sono molto richieste. Ah. Ma è divertentissimo, Fede. Ma come mai non partecipi a questi eventi popolari che ci uniscono? È come la nazionale. Vabbè, dai, non farmi aprire parentesi. Cioè, nel senso... Dimmi. Cioè, io... Perché snobbi Sanremo? Perché lo snobberai? Dimmi. Perché mi annoia. Ti annoia, ma succede sempre qualcosa. Ho capito, ma è come... Secondo me è come Morgan, la Ferragni che... Vivo Sanremo come vivo l'NBA. Cioè, una cosa da guardare il giorno dopo, gli highlights. That's it. Cioè, okay. Non posso essere in ostaggio 5 ore di altre persone che dettano i ritmi della mia vita. E attenzione, settimana prossima, registro da Sanremo. L'inviato speciale Hacking Creativity speciale Sanremo. Mamma sarò mia, lì, niente, non cambierà niente perché saremo sempre io e te a parlare probabilmente, perché beh, non... intervisterai qualcuno, cazzo, ma chi vuoi che incontro, chi vuoi che si ferma, salve, mi scusi, ho capito, ma cioè, riuscirai a intervistare qualcuno, cioè voglio, ci saranno dei VIPs, delle cose, dei cantanti, sì, salve, mi scusi, non so, Amadeus, hai un minuto per ma perché no? Anzi, hai un tre quarti d'ora per parlare di creatività. provo, ma sì, fatti mettere in galera. Sai cos'è bello a Sanremo? Io ci sono già stato tanti anni fa con le Iene. Non è Sanremo, è il contorno. Forse quello magari riesco... Ecco, per il tuo gratitude Polaroid, ti faccio delle Polaroid dalle ore degli Bravo, hotel. Bravo, mi piace. Sai che i film, quelli di 8:30, di Fellini, no, il circo? Ecco, le ore degli hotel. Sono queste coppie di solito, lui e lei, oltre i 60, vestiti in maniera molto appariscente, che... Da un anno hanno prenotato l'hotel
a Sanremo, ma non hanno il biglietto per andare al festival, ma vanno lì per... Cioè, solo per viversi le cose. L'atmosfera, capito? Quindi... Cioè, per vedere i VIPs, vivere l'atmosfera, magari gli incontri al ristorante. Selfie, cose. Bravo. Mamma mia. Quella fauna lì, se vuoi, provo a posso portarvi questo? No, no, proverò a far di meglio. Qualcuno vi porto, dai. Va bene, no, è interessante. Cioè, nel senso, mi piacerebbe... Ecco, ci verrei qualche giorno a vedere quella parte lì, però la parte di competizione, cantanti, cose, non me ne frega. Lì, ma sai quante personaggi, storie riesci a... No, figurati, tantissimo, non sono sicuro. Vabbè, vado io, dai, tranquillo. Vai, tu rimani vai tu, lì, vado dai, io. Vai tu. Ok. Allora, che si fa intanto? Beh, io parlerei di Link. Tu non sai quali sono i miei, io non so quali sono i tuoi. Senti, se vuoi io ti parlo di un Link che ha a che fare con la musica a questo punto, visto che noi siamo bravissimi, sì, a fare, no, questi montaggini, no? Se, cioè, Mirko ci ringrazia per quello, perché non deve montare. Noi siamo, Mirko, bravissimi a fare i montaggini. Ciao Mirko, come va Mirko? Ciao Mirko. Questo si chiama songtel.com. Songtel. Mica che pronuncia che c'ho, ragazzi. Allora, immergiti nelle tue canzoni preferite con Songtel, svelando le affascinanti storie e il significato dietro i loro testi grazie alla potenza dell'AI. Cioè, l'AI dice, ah, quando dice ricchi per sempre di Sfera Ebbasta, ti spiega cosa intenderà dire ricchi per sempre. Ma che schifo di testi che c'hanno. Ok, e cosa è Songtel? Cosa dice? L'artista paventa le sue abilità linguistiche comunicandoci il profondo dilemma esistenziale di essere o non essere ricchi per sempre. Una poesia moderna che ci ricorda l'eterna lotta tra il nulla nelle tasche e il luccichio dei tatuaggi sulla pelle. Un capolavoro della superficialità incastonato tra versi che sembrano più monete lanciate in aria che parole. Anche no, però va bene. Anche no. E qui mi sorge una domanda. Why? Come direbbe Sinek. Eh certo. Perché quest'idea, secondo te? No, ma qui bisogna citare Scognamiglio. Cioè, nel senso che è il how is the new why. Okay. Perché evidentemente l'idea è molto bella. Quando io ho visto questo link ho detto che bello, posso andare a vedere. Hanno raccolto tutte le spiegazioni dei vari autori sulle loro canzoni. Quindi cosa ho fatto? Ho detto, beh, mettiamo Luce, tramonti a nord-est di Elisa. Perché un po' conoscevo come era nata questa canzone. E Songtel dice che è una canzone che esplora temi di connessione, libertà e il potere delle emozioni. I testi utilizzano immagini della natura, in particolare del vento, del cielo e delle lacrime. Senti odore di ChatGPT? Poi sono andato a beccarmi cosa dice Elisa di quella canzone e dice: è una canzone che parla di una donna che chiede al suo uomo di parlare, di comunicare sinceramente, senza barriere. Cioè, ci ha preso, però ci ha preso in maniera così generica da snaturare tutto. Ma infatti, scusa, ti collego quest'app a un bel tweet che ho trovato. Vai. Di questo ragazzo, si chiama Mark Lu. Io lo seguo, che tutto il mondo, se io non sono in quel mondo lì del indie hackers, no? Sì, Maker, sì, quelli sì, che sviluppano le robe, che poi fanno, come si chiama, nomadi digitali a Bali, insomma sono nel mio gruppo, no? Vabbè, lui ha detto, insomma, un bel tweet ha messo sto ragazzo, che dice: inverti le vitamine con gli antidolorifici. Inverti le vitamine con gli antidolorifici. Cioè, lui sostiene che tantissime persone, tantissimi inventori di cose, di prodotti, di servizi, mettiamoci dentro tutti, siamo attratti nel creare le vitamine come metafora. Cioè, cose che sì, ti risolvono un po' la vita, la giornata, però non ti sposta tanto. Lui dice: i soldi veri, cioè il successo vero, lo fai se crei degli antidolorifici, cioè delle soluzioni a problemi veramente che ti spostano. Cronici, tra virgolette. Problemi che dici: oh, l'antidolorifico, ah, mi cambia la vita. Adesso lo sto banalizzo, però la lavatrice è un antidolorifico. Non è che è, ma sì, forse la lavatrice ci cambia la vita, perché voglio vedere ognuno di noi a prendere i panni, andare al fiume, chiaro. Nell'ambro, no? Sì, sì, sì. Prendersi le malattie. Questo Songtel è una vitaminella pure fatta male. È una vitamina la Ziguli, forse. Perché dici sì, ah, una Ziguli, bravo, sì. Ma non ti darei mai dei soldi, probabilmente te ne darei pochissimi. Mi scoccia doverlo dire, però quel prompt design che avete fatto è un painkiller.
Sì. È un antidolorifico, perché non dice ti insegno a, insomma, utilizzare ChatGPT per... No, ti dico come ti insegno a non rimanere fuori dal mercato del lavoro, e allora capisci che l'urgenza diventa diversa. Tutto qua, me lo sono stampato sto tweet e me lo guardo ogni tanto. Ti va di ripeterlo, che hai fatto un buon advertising, è venuta bene questa cosa. Vai a fanculo, te e il tuo amichetto Jacopo, ciao Jacopo. Ricordiamo www.adrafter.com, il mitico programma. No, per cercare di bilanciare i nostri side project. Però scusami, facciamo una parentesi divertente su questo, no? Perché effettivamente la nostra vita non è che io e te abbiamo come unica impresa nella nostra vita Hacking Creativity, no? È il nostro amato side project, ok? Un saluto dei miei due figli che mangiano. Non grazie ad Hacking Creativity. No, però diciamo è interessante questa cosa qui, cioè del fatto che... Siamo una coppia aperta, Fede. È vero, è vero. Sai quelle coppie un po' così, un po' brillanti? Sì, vado un po' di là, un po' di qua. Che quando si trovano stanno bene. Tu sei un po' uno di quelli che... Cioè, tu ci dai, eh? Io sono più tranquillo della coppia. Tra i due, sì, tu sei beh, perché proprio faccio molte più cose di te, chiaro, faccio molte tu più cose di te. Sei proprio quello che do coglio, io sono un po' più... Sì, a me. Non lo so, così, a gratis. Ma non lo so. Senti, chiudiamo questa parentesi musicale che è partita da Sanremo, è passata da Songtel e insomma ha toccato tutto quanto, cioè per dirti che quando l'altro giorno sono tornato a casa da Roma... Sei stato a Roma e non me l'hai detto? No, è sempre della stessa volta di prima. Perché poi nella coppia comunque le gelosie... Certo, sei stato a Roma e non me l'hai detto, ok, con chi hai giaciuto? Con chi hai visto? Allora, no, non ho visto nessuno, però ho mandato un messaggio, secondo me, diciamo, molto bello a un nostro amico, perché è uscito il nuovo album della sua band ed è, secondo me, un album veramente bello. Lo stai lanciando che sembra l'amico quello che c'ha la band, quella dell'oratorio, invece di chi stai parlando? Dei Subsonica. Allora, abbiamo il nostro amico Max Casacci, hanno Ciao, fatto Max. Un nuovo album molto bello, secondo me. Se vi piacciono i Subsonica e soprattutto se vi piacciono quelle sonorità, appunto, che li hanno resi anche famosi, questo è un album veramente molto molto bello, secondo me. Per cui, insomma, ascoltatelo se vi capita, se siete appunto vecchi come me lo apprezzerete tantissimo. E partono i live, questo è bello. Sì, ho visto che anche vengono qui a casa mia. Cosa faccio? Mando un messaggio di quelli tipo: senti, scusa, ho visto che vieni vicino a casa mia, posso avere un accesso al backstage oppure devo comprarmi il biglietto, secondo te? No, beh, fai una tecnica di avvicinamento. Primo messaggio, l'album è molto bello. Ho visto che venite vicino a casa mia. Pum, l'album è molto bello. Ok. Poi lo stai dicendo adesso qua nel podcast, ci ascolta, per cui magari... Ok, quindi... Hai già fatto tutta sta roba per scroccare un biglietto, quindi... Può essere, può essere. Ecco, Max, bravo. Se ascolti questa puntata, diciamo, vedi tu, insomma, nel caso. Saremo in due nel caso. Allora, andiamo avanti. Ci ascoltano tante aziende, agenzie, ma nel senso che sono agenzie che magari tutti i dipendenti ascoltano il podcast, piccole magari, non Ogilvy, dici McKenzie, no? Che però magari uno inizia a ascoltarlo, lo consiglia al collega, lo consiglia all'altra collega, e poi un po' tutti diventano fan. E saluto in particolare Houston di Torino, che sono venuti tutti. Vero. O almeno magari era il capo a essere fan. Obbligati ad essere fan dai capi. E fingevano benissimo. Quindi complimenti comunque. No, un bel tool da usare in gruppo, magari in azienda, no? Se stai pensando a una cosa, si chiama la tecnica del brainwriting. Oh my god. È la tecnica del 6-3-5. Ah. La conosci? Anche Mourinho la usava, per quello è stato escluso, no? Sì, per quello che ha sbagliato. 6-3-5 è per dire 6 persone, 3 idee ciascuno, 5 minuti. Ah. Si parte così, sta in silenzio, innanzitutto, non è il brainstorming, ho appunto un'idea, no, sì. Silenzio, ognuno ha un foglio, hai 5 minuti per scrivere un'idea rispetto al problema, sì. Scrivi sul foglio, muti, non si deve dire niente, sì. Finiti 5 minuti, ding, switchi, passi il foglio, quello che hai sulla tua destra, quello che hai alla tua sinistra ti passa il suo foglio. E cosa fai con questo foglio? Leggi l'idea di quello che hai di fianco e poi... migliorarla, adattarla. Ah, bello, questo è bello. Aggiungere, togliere. Ding! 5 minuti, a giro, risposti il foglio, ti arrivano le due idee dei due alla tua sinistra e puoi andare avanti. Quindi se siete 10 persone, fate questo giro, tutte 10 lavorano le 10 idee. Questo esatto, è il senso. Esatto. Figo.
Bella questa cosa. Poi puoi scrivere magari fa cagare. Ti vedo sempre la macchinetta del caffè, ti va di uscire. Cioè, si può usare anche per flirtare. Esatto, esatto. Però mi sembra... No, è figo, sarebbe da provare. Ti dico i motivi, insomma, da questo studio dice perché è interessante rispetto al brainstorming. È visivo. Posso indovinarne uno? Sì. È perfetto per le persone timide che non amano esporsi. Bravo. It's good for introverts. Immaginavo. È iterativo, perché l'idea parte, un seme, un'intuizione, è iterativo, aggiungi, cambi, insomma, alla fine del foglio magari è diventato qualcosa di sensato. È equo. Ah. Ognuno ha le stesse chance, tempo di poter contribuire. Solidale, perché la carta è riciclata. La devi mangiare alla fine. E poi è legato al tempo. Per cui dobbiamo risolvere questo problema semplice. Magari in mezz'ora facciamo il giochino e vediamo che cacchio esce fuori, ma ti costringi a avere dei limiti temporali. Mi piace, cioè frequentassi le persone sarebbe bello, però... È che siamo... Sei da solo lì, col gatto. Cioè è una cosa secondo me interessante. Io, guarda, avevo fatto una cosa simile qualche anno fa alla scuola Holden, cioè avevo fatto scrivere un incipit di un racconto e poi l'avevo gli ho detto ok, adesso cosa facciamo? Continuiamo? No, l'ho passata a quello accanto che fa il secondo pezzo, l'ho passata a quello accanto, e quindi avevano fatto una sorta di racconti partecipativi con lo stesso meccanismo. Bello, bello. Sì, sulle storie è molto complesso perché chiaramente poi, però vengono fuori delle idee interessanti ogni tanto. Anonimo dovrebbe essere fatto, tutti incappucciati, bellissimo. Un po' difficile. A questo punto parliamo di idee, parliamo di scrittura. Ti do il tool definitivo per la scrittura che non è powered by AI e non è ChatGPT. Scusami, hanno un po' rotto tutti questi tool powered by. Cioè, ogni volta che lo trovo dico va bene. Sai cos'è? Powered by fucking italiano. Ok. Mm-hmm. Allora, questo è un tool perfetto per chiunque scriva o debba scrivere, dal copywriting alla sceneggiatura al diario personale. Te l'ho messo in chat. È italiano, si chiama scribis.it. Allora, scusami, se posso? Certo. Prima impressione, poi il front-end va un po' migliorato, però vabbè, sarà funzionalissimo, eh? Però prima impressione anni 90. Però andiamo avanti, che succede? Allora, succede questo, che io adesso scrivo apri gli occhi, ok? Apri gli occhi, lo scrivo anch'io, ok, apri gli occhi, sì. Poi, in alto, tra le varie opzioni, fai click. Sì. Allora, sotto hai tutte le definizioni e puoi cercare sinonimi, thesaurus, eccetera. Occhi a destra... Chiusi. Puoi cercare centinaia di frasi che utilizzano occhi e le puoi dividere tra brevi, medie e lunghe. Ok, la zingara aprì i suoi grandi occhi, l'egiziana commossa aprì gli occhi, apri gli occhi rimase abbagliata. C'è tutta una serie di stimoli per... ok. Tutte prese da magari da vari testi, eccetera. Ma se puoi cercare le analogie, vedi, intanto correndo come un pazzo mi dicevo coraggio, Lucio, apri gli occhi e bada a te, eccetera, eccetera. Ok, ho capito. Le visioni, molto bello. Le visioni. Principe Andrei aprì gli occhi e per un pezzo non riuscì a capire che cosa succedesse intorno a lui. Ho capito. E le emozioni. Poi aprì gli occhi, guardò la stanza, si sentì soffocare. Quindi è una risorsa clamorosa per chi scrive, perché tu scrivi il tuo testo in questa finestra e accanto sei circondato da possibilità. Sì, io lo trovo bello. Straordinario. L'hai usato? Lo usi? L'avevo visto molti anni fa, non l'avevo capito, ci sono rinciampato di nuovo e adesso lo sto usando. Ed è, okay. Ed è veramente molto bello per scrivere, soprattutto la parte narrativa, ma non solo. Ripeto, anche un breve copyright vi dà una serie di input, niente male, e rispetto a ChatGPT, secondo me l'uso migliore è combinato con ChatGPT. Sì, sì, cioè, secondo me tu devi partire da una tua idea, andare su ChatGPT, prendere quello che ti dà, che di solito se non sei bravino è abbastanza grezzo, è diciamo basic, lo porti di qua e con la tua creatività umana lo implementi, e a quel punto secondo me è la convivenza migliore tra umano e intelligenza artificiale. Ho letto un bell'articolo di newsletter di il nostro amico Cristiano Carriero. Salutiamo Cristiano. Che va anche lui, e l'hanno già fatto in molti, ma mi è piaciuta la sua analisi su New Martina, no? Ah, sì. New Influencer e Old Format, il concetto. New Martina, per chi non la conoscesse, ma è impossibile che non la conosciate, questa ragazza di Napoli che ha un negozio di cover del telefono. Salve! Buongiorno! Ciao ragazzi! Prego! Volevo mettere la pellicola. Pellicola che vogliamo mettere, Ceramic Revolution. 7 milioni di follower su TikTok. Mm-hmm. Ed è, diciamo, i video come sono... telefono appoggiato sul
tavolo verso di lei, arriva un cliente che non vedi, come va la pellicola? O paga privacy, e gli toglie la pellicola vecchia, la cover vecchia, suoni, cose, gliela monta nuova e via. Molto ASMR, sì. Esatto. Intanto, quanto fattura? Credo 2-3 milioni. Adesso credo di sì, da bilanci 1 milione e 2 l'anno scorso, no? Che tra l'altro non si chiama neanche Martina. Ah. Si chiama Carmen, ma aveva il negozio di questa New Martina e vabbè, ha tenuto questo nome qua. Perché è interessante, insieme ad anche altri profili di questo tipo? Perché, non so, mi sembra una versione più sana rispetto, no? È la mia riflessione, rispetto all'influencer per come era diventato un po' stile Ferragni. Ok. Cioè dell'immagine, promozioni di prodotti. C'è l'influencer che sfrutta il suo pubblico per prendere brand e fare collaborazioni. Abbastanza televisivo anche come confezione, non tanto naturale, diciamo. Sì, invece questi qua è gente che ha sia questa facciata social, ma hanno dietro delle aziende legate a quello che fanno. Questa qua ha un'azienda, ha la sua linea di cover, sta aprendo punti vendita, c'è quello che apre l'alimentari. Con Mollico Senza, studenti. Donato, no? Quello con Mollico Senza, ad esempio. Sanno fare il lavoro, capito? Sanno fare, infatti qua Cristiano dice, sa fare il suo lavoro e lo so fare molto bene. Veloce, intrattiene la clientela, si ricorda i nomi delle clienti, rende i video piacevoli con questi suoni, no? Movimenti, espressioni facciali. E dice tra l'altro, non mi stupirei che a un certo punto la chiamassero come nel cast di Mare Fuori, no? Perché effettivamente c'è anche un volto che buca, come dire. Però ecco, vi lasciamo il link a questa analisi. Cosa ne pensi? Nel senso, mi sembra un filone particolare e più interessante del sono famoso e propongo prodotti. Mi pare di capire che questo format del ho un negozio, inquadro solo me stesso e quello che sto facendo e non il cliente del quale sento la voce o magari anche la voce camuffata nel caso in cui. È un trend. È un super trend. A me quello che mi aveva colpito, che avevo beccato qualche settimana fa, era questo tizio, credo veneto, che aveva una sorta di compro oro. Sì. E la sua particolarità era che tu gli portavi l'oro, lui cos'hai? C'ho questa collanina e questo anello. E la cosa particolare di questo qua è un ragazzo giovane, diceva ok, metteva su questa specie di ripiano questa collanina e questo anello e poi lo prendeva in mano, fa, e questo secondo me è un X carati, e come te lo diceva? Annusando. No, questo no, questo è acciaio placato. E ci beccava. E sì, sempre. Il micro format qual è? Quanto vale? Cioè, questo format del ti porto questa bigiotteria, te la metto lì in mostra, bigiotteria o oro, quello che è. Giochi anche tu che guardi da casa, dici? Eh sì, esattamente. Vediamo se ci azzecco anch'io. Questa roba qua sono 2000 euro, 1500, 2000. E ogni volta e c'è tu provi anche tu a dire, vediamo se ci ho azzeccato anch'io. Sì, certo. C'è il piccolo twist ogni volta, no? Perché una volta c'è, gli porta la moneta ed è una moneta antica e il tizio che l'aveva parlata non lo sapeva nemmeno. O certe volte magari gli dice, vabbè, guarda, dammi i documenti e io ti faccio il bonifico. Non puoi darmi contanti? No, perché altrimenti riciclaggio sopra i, credo, 500 euro. Insomma, è molto interessante. Però, infatti, mi si crea un bel cortocircuito, perché da una parte il trend del il negozio fisico è destinato a morire con Amazon, no? Tutti, lo dicono tutti, le vedi anche saracinesche, negozi, vendita, chiuso. Però, tu che hai un negozio, se inizi a ragionare e dire, aspetta, ma il negozio è il mio vantaggio, è il mio set, no? Eh sì, bravo. Dove io posso girare delle cose che finiscono sui social network. Molto interessante questo. Allora, vedi che cambia tutto. Cioè, il tuo negozio non è più la vetrina sulla strada, non te ne frega niente. Usalo come set. È la vetrina sul mondo. Figa, dobbiamo fare il format. Questa cosa dei soliti idioti ti ha lasciato delle tracce, se posso dirtelo, è un pochino figa. In che senso? Cazzo. Minchia. Figa. Cazzo. Porco digel. Ti è piaciuta la puntata? Sì, 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 molto carina, molto carina. Sai cos'è? Adesso vedere il trailer del film e mi ha fatto tornare indietro nel tempo. Cioè, proprio cavolo. Nel senso, sì, mi sono rivisto fa molto più giovane. E loro erano veramente molto divertenti, molto divertenti. Però tornando lì, consiglio per chi ha il negozio, secondo me devi farti colonna 1, generi televisivi o comunque programmi televisivi, il quiz, il factual, è informativo, questa è la prima colonna. La seconda invece è il tuo negozio, tutto quello che puoi fare, e provi a trovare delle combinazioni, magari trovi, capito, una roba
esplosiva come New Martina. La terza colonna è, secondo me, invece, qual è la cosa che mi rende unico o unica. Cioè, devi avere tre componenti, forse. Il tormentone, ecco, hai detto i soliti idioti. Tormentone, esatto. C'è il tormentone anche qua. Con mollica o senza. New Martina è o paga privacy, così l'altro la mollica o senza, cioè di trovare... Sì. Una roba riconoscibile. Quattro colonne. Mi piacerebbe farlo, cavolo. Sei l'autore televisivo che crea il palinsesto di un negozio, si può fare. È interessante, cioè magari di una catena, se vuoi che ti paghino, però è interessante. A meno che esatto. Tu non punti pro bono. Punti su 2-3 persone che potrebbero esplodere, e a quel punto fai un investimento e poi ti dividi i futuri guadagni. Bene. Cioè, potresti quasi farci un altro libro, Che sono già la ristampa dei primi, non vorrei ingolfare. Dei primi due? Beh, però disboscare l'Amazzonia con le mie ristampe. Questo lo facciamo solo ebook, solo digital. Uh-huh. E il titolo è qualcosa del tipo il tuo negozio e la tua location, no? Cioè una cosa del genere. Un altro link? Ce l'hai un altro link? Va bene, dai, è un link che meriterebbe 3 puntate, ma noi lo, diciamo, condenseremo in pochi secondi. Cioè, ho letto questo report che parla di disuguaglianza. Così, la chiudiamo così. In leggerezza. No, abbiamo parlato di business, New Martina, milioni, fatturato, eccetera. E questi dati mi hanno un po' fatto riflettere. Allora, i miliardari globali, miliardari quindi miliardari, sono più, in termini reali, più ricchi di 3.300 miliardi di dollari rispetto al 2020. Quindi dal 2020 ad oggi i miliardari hanno accumulato 3.300 miliardi in più rispetto a quello che avevano, quindi dalla pandemia in avanti. Ma io non ho mai capito queste statistiche. Si creano e non li toglie altri? Oppure se aumenta di lì, si abbassano dall'altra parte? Fammi finire. Secondo punto. Dall'inizio della pandemia, i 5 uomini più ricchi al mondo, cioè tu, Bill Gates, hanno più che raddoppiato le proprie fortune. A un ritmo di 14 milioni di dollari l'ora. Aspetta, quant'è allora? Che mi fa ridere all'ora. 14 milioni. Cioè, guadagnano 14 milioni all'ora? Mentre, questo è il dato che mi ha fatto, diciamo, saltare dalla sedia. Quindi 5 uomini più ricchi, mentre la ricchezza aggregata di 5 miliardi di persone, 5 persone, 5 miliardi di persone, le 5 miliardi di persone più povere nel mondo, tra le 8 miliardi che ci abbiamo, non hanno mostrato alcun barlume di crescita. E 5 miliardi di persone quanti soldi avrebbero bisogno? Cioè, questo è, ti ripeto, se li sposti dai 5 miliardi siamo a posto, abbiamo risolto. Comunque non credo. No, è che, diciamo, adesso ci sono vari altri dati, metteremo il link, tra l'altro iscrivetevi agli appunti, che è la nostra newsletter che è gratuito, esce ogni martedì, e trovate sempre tutti i link che citiamo nelle nostre varie puntate. Però effettivamente è chiaro che qui si entra nel populismo più becero, del tipo come è possibile. Però secondo me, io sono per la libera impresa, il libero mercato, quello che ti pare. Però non è troppo così, cioè non è veramente troppo che 5 persone al mondo possano accumulare così tanto? Sì, però bisogna anche stare attenti a questi dati, perché non è che questi qua hanno 5 miliardi di dollari sotto il materasso, lo tengono lì e non li danno ai poveri, sono magari aziende con dei dipendenti che girano valore, quindi... Però comunque è un disastro, cioè un divario troppo grande. Cioè io penso questo, e non lo penso solo dei miliardari, lo penso anche di me stesso, no? Certe volte faccio questo pensiero e poi tendo a cancellarlo rapidamente, perché non riuscirei a viverci con questo pensiero. Cioè l'idea che io mi compro, seppur di seconda mano, il nuovo cellulare, sì, e comunque al mondo ci sono persone che non mangiano, cioè è una cosa che non va bene. Capisco che è una roba, è assurdo, aprire questa parentesi è impossibile. Il secondo cellulare più il videogioco con i gaming anni 90 più le altre... Sì, certo, tutte le altre cose. Pensa ai tuoi figli, a tutte le cose che hanno. Cioè, è chiaro che è una cosa che di difficile risoluzione, però mi chiedo sempre che se i nostri vabbè, piccoli passi, certo, fanno qualcosa. Però, insomma, ti ringrazio per aver aperto questo tema adesso, che abbiamo un sacco di tempo per approfondirlo con la nostra competenza, tra l'altro. No, lanci lì con una riflessione, dai, vediamo che cosa ci torna indietro. Lancio una riflessione, la lancio ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, la lancio alla nostra community. E parlando di community, attenzione, che a febbraio, cioè da domani, partono i webinar. Cosa sono questi webinar? Dici di più, Federico. Grazie per la domanda, Edoardo.
Questi webinar sono organizzati dalla community per la community. Siamo già a oltre 20. Si parla di dal Second Brain agli OKR, a cose molto verticali sulla creatività, cose specifiche, fino a come andare in bicicletta. Quindi sono degli appuntamenti di un'oretta circa, dove ci sono questi membri della community che hanno questo expertise e lo mettono a disposizione facendo una presentazione della community, e poi c'è un Q&A, insomma abbiamo tutte le varie slide, per cui è un'occasione di imparare cose, conoscere gente. Chiaramente è per la dalla community per la community, per cui insomma per poter partecipare e anche proporre i propri webinar, date un'occhiata a Buy Me a Coffee, che è il modo per entrare nella nostra. A me piacciono un sacco i messaggi che quando ti iscrivi al nostro abbonamento puoi lasciare un messaggio, alcuni mi piacciono sacco, alcuni lasciano lì l'abbonamento, ciao, nessun messaggio, così basta quello, altri mi scrivono Valentina, ciao, per giustificarmi mi sono detta che un autoregalo di compleanno in ritardo. Ognuno si fa l'autoregalo entrando da noi. Bene, bravi. Comunque vogliamo dire che noi a questi messaggi di benvenuto rispondiamo sempre a tutti quanti, cioè non è che ci avete strisciato la carta e a quel punto almeno il messaggino lo lasciamo. Figa, cazzo, porco digel. Senti, in questo momento c'è una bambina in mezzo alla strada davanti all'asilo. No, sono ancora in anticipo, però devo uscire per andare a prendere mia figlia, e il suo desiderio di oggi è andare in bici. Ah, vedi? Con un grado, che fai? Scusami, per citare, con rotelle o senza? Senza. Si fa una... Olè. E subito faccio il video, così nel caso sei derapata, quelle video pazzeschi. Bello, va bene, bello. Ci vediamo venerdì. Sì, perfetto. Ciao. Ciao a tutte e a tutti. Allora mando questo vocale di nascosto sperando che Federico non lo ascolti. Abbiamo creato la Fantalega del Fanta Sanremo di Hacking Creativity. Segreta la cosa, trovate il link in descrizione. Ciao!